Cosa è cambiato dall'altra volta, ragazzi? Sostanzialmente, stavolta ci fiondiamo. Questo nemico permettendo, perché bello ostico, a colpirsi. Che questa volta siamo già belli che avviati nel nostro voyage all'interno di questo titolo. E ci prendiamo la libertà di andare avanti un po' di più rispetto all'altra volta. Cercherò per l'appunto di... Crepa. Cercherò per l'appunto di andare avanti il più possibile. Mangi di sto coso, fammi il piacere, dai. Ok, anche quello. Grazie per i cuori, ragazzi, intanto, siete fantastici. E stavolta, al contrario della scorsa volta, sono carico di energie, ragazzi. Sono carico di energie perché, appunto, come vi ho detto, mi mancava un botto. Un bottle. Rimanendo in tema. Oh, qui possiamo accendere la luce, intanto. Dicevo, mi mancava un botto. Stare a fare dirette, a fare queste cose qua, a registrare, giocare in particolare, perché da quando ho finito Persona 5 non ho praticamente più giocato a niente, letteralmente. Quindi diciamo che mi è molto nostalgico in parte, e come dicevo l'altra volta, ho ancora addosso questa voglia incredibile di giocare. Giocare, perché appunto c'ho... Sì, dopo questo periodo di esame diventa ancora più bello tornare a giocare. È verissima questa cosa. È verissima perché mi sento carico e mi sento... Oddio. Sì, mi sento che sto cadendo di sotto. Di nuovo, tra l'altro, va bene. E... Oh, ma questi sono i tipi timidi di Super Mario. Non li possiamo danneggiare? Ok, no, però li possiamo evitare. Questi, se non mi sbaglio, con lo scudo si giravano, vero? Però intanto avevo questa parte, diciamo, già preparata e pronta. Ah, così proprio, vabbè. Abbiamo chiuso all'angoletto. Ok. Allora, intanto ci rimettiamo lo scudo. Ci rimettiamo lo scudo perché... Ah no, lui non muore. Ah, lo devo buttare di sotto. Aha. Piano piano mi ricordo le cose, ragazzi. Anche la foga del momento. Comunque, abbiamo trovato un becco che possiamo mettere alle fantastiche statue di uccello. Tanto sto parlando di tutto meno che del gioco, perché avere persone in diretta mi spinge a parlare a prescindere appunto dal contenuto. Cioè, pensavo di non poter andare oltre. Però in effetti no, sono solo stupido io. Questo portale funziona in due direzioni. Ottimo. Per prima cosa, sconfiggi il Pulse Voice imprigionato. E per ultimo lo Stalfos. Ok. Non sono sicuro di che cosa significhi. Oh, la mappa. Ottimo. Adesso la consultiamo, ragazzi. Un secondo. Datemi tempo e tregua, perché sta cosa mi attira a sé. Manco fosse... Binding of Isaac. L'abbiamo già detto? Sì? Oh, ok. Allora, tu muori. Qui dentro troviamo soldi. Niente male. Gioia per aver trovato soldi. Bene. Non abbiamo la chiave. Proviamo a cercare questo... Come sono caduto? Ah, certo. Certo. E io mi lamentavo dei controlli scivolosi. Non è questo il tizio a cui devo mettere il becco. Non è lui. Fai sì che ogni blocco abbia lo stesso design. Un nuovo sentiero si aprirà. E l'abbiamo già fatto. Però... Non è qui che volevo arrivare. Oddio. Ah, che schivata, avete visto? Incredibile, eh? Siamo caduti inesorabilmente, quindi andiamo qui. Questo l'abbiamo già fatto. Qui possiamo salire sopra, no? Ovviamente. Allora non... cioè... niente, proprio... Come al solito, ragazzi, ci dobbiamo bloccare in parti improponibili dell'avventura che ci impediscono la prosecuzione.
Devo trovare sta statua. La devo trovare assolutamente. E non è questa, perché questa ci dava un suggerimento. Le altre non... non saprei. Qui dobbiamo trovare la chiave. Abbiamo trovate 4-5, ma non andava bene nessuna per il nostro scopo. Cioè, dovevamo usarle già per aprire altre porte, quindi... Ah, quindi qui proprio non si passa. Siamo softlockati. Ah no, ok. Potevamo raggiungerlo anche dall'altra piattaforma. Ok. Nonostante questo, comunque, ragazzi, questo gioco è molto interessante, molto figo e mi piace molto, come Zelda. Però questo tipo di decisioni sono proprio quelle decisioni che non approvo. Che non approvo per niente. E non me lo droppano, quindi penso che stare qui a perdere tempo non sia la decisione giusta. Credo che dobbiamo fare in un altro modo a questo punto. Il rumore del salto è incredibile, comunque. Mi ricorda un botto Super Mario. I capitoli classici, diciamo, quindi... Six Golden Coins, il primo, ovviamente. E... per esempio anche Land. Per Game Boy, visto che si rimane in tema, no? No, queste luci... niente. Nel senso, la luce ci aiuta a fare il primo puzzle del dungeon, basta. Tutto qua. Quindi ci daranno qualcosa per sollevare i pesi. Necessariamente, perché non credo che sia fattibile altrimenti. Non abbiamo chiavi. È inutile. Cioè, non ce l'abbiamo. Cosa? Veramente? No, ok. Non è così, ragazzi. Non serve il cristallo per farlo. Sono io stupido. Esatto. Esatto. La bussola, ragazzi. Eccolo. Quindi, cancellate tutto riguardo i problemi di questo gioco. Questo gioco non ha questo tipo di problema. Il problema sta nel mio cervello. Ok, ragazzi, quindi tranquilli. Però non c'era motivo per il quale dovessi sapere che si possono ammazzare in questa maniera, eh? Quindi, perdonatemi un attimo. Non ci ho avuto nessun tipo di indizio a riguardo. Diamo le spalle e le ammazziamo. Oddio, finalmente. Ok. Comunque è un gioco che mi appassiona e mi piace. Perché ultimamente ho una voglia veramente enorme di giocare Zelda, soprattutto perché, come ho anche scritto su Threads, dal momento che non ho completato Tears of the Kingdom, appunto, ho anche il desiderio di, oddio, di poterlo completare, perché appunto l'ho lasciato in sospeso. E credo che sia comunque un capolavoro, per quanto molti dicano no, ma Tears of the Kingdom non è all'altezza di Breath of the Wild. Per me comunque rimane un gioco molto divertente, molto sandbox, che appunto vorrei portare a compimento dal momento che appunto stava a tre quarti del gioco, ma ok. I bu, ragazzi, questi mi mettono molta nostalgia e anche... rammarico da una parte, perché mi ricordano la serie di Luigi's Mansion che ho registrato, ma si sono corrotti i file video. Cioè, nel senso, si sono corrotti. Non mi ha registrato bene l'inquadratura, il che mi ha fatto buttare proprio completamente tutta la serie, perché l'ho registrata tutta in un giorno. Qui volendo ci possiamo andare, che dite? Ah, forse prima dobbiamo eliminare questi vasi. Proviamo? Credo che a sto punto sto gioco sarà tutto un switchare gli oggetti e fare tutte queste cose, appunto, con una frequenza incredibile che non ci aspettavamo, o che perlomeno io non mi aspettavo un bel po'. Tra l'altro sì, questi sono tutti i nemici di Super Mario, i Goomba, le piante appunto piragna. Appunto, lo stelo delle piante piragna non ci danneggia, quindi ottimo. Abbiamo la chiave, vero? Sì, perfetto. Stavo per avere un attimo
figuraccia, perché appunto non ricordo mai nulla, ragazzi. Non so se ho un problema di qualche tipo, però appunto ho problemi con la memoria io, ragazzi. Per quelli di voi che non lo sapessero. Oh, anche questi divasi si possono sollevare. Ottimo. Essendo che siamo in questa sezione, adesso ci mettiamo la piuma a prescindere da tutto. Voglio provare a far così. Vediamo. Oh, perfetto. Blind, ragazzi, eh. Però sto apprendendo le meccaniche e il funzionamento di Zelda. Noi ci siamo pure arrivati qui, eh. Però non abbiamo la Nightmare Key. Il che significa che... pernacchia enorme. Salva e continua. E finalmente possiamo aprire anche questa di cassa, che ci siamo lasciati appunto alle spalle. Oh, un bel 50 rupie. Niente male, stiamo diventando ricchi, eh. Voi, vabbè, non vi guardo neanche più in faccia, perché mi avete bloccato, mi avete tenuto sotto scacco per tipo mezz'ora. E vai. Chissà se... no, infatti, rimaniamo fermi. Cioè, non esiste il principio di inerzia su questo gioco. Possiamo tra l'altro saltare e dare la spadata. Questa è interessante come cosa. Quindi, prima lui. Prima di tutto, anche prima del pipistrello. Perché non pensavo che fosse... che contasse. E invece conta. Quindi, alla grande. Tu, pipistrello. E infine, lui. Ok. Perfetto, adesso abbiamo la Nightmare Key. E con la Nightmare Key possiamo finalmente andare al boss. Siamo arrivati alla boss fight dopo sole. Quant'è che stiamo streamando? Un'ora. È un'ora che sto streamando. Se togliete il pre-live, 40 minuti. 45. Quindi, oh, allora, lui, ragazzi, gnahahaha, non puoi ferirmi finché ho il mio vaso. Non c'è problema, il tuo vaso adesso ce ne prendiamo cura. Cioè, poi ci arrivi al boss con poca vita, ma non lo so. Dimmi tu come faccio ad arrivare al boss con più vita di quella che... cioè di un cuore e mezzo, due cuori. Se ogni volta devo fare tutto sto percorso. Poi non è un Souls, capito, che... oh, una fata. Ok, niente male. Cioè non è un Souls che... diciamo... vai... c'è il falò davanti al boss praticamente. Anche se non sta proprio davanti al boss, comunque puoi correre e evitare tutti i nemici. E... no, non ci posso credere. Dicevo, correre, evitare tutti i nemici e infine arrivare nella stanza del boss. Qui no, proprio scordatelo. Oh, ah, non posso muovermi, ma sono a posto. La tua spadina non romperà questa bottiglia. Ok, la spadina no, però se ti tiro... se lo tiro, sì. Ok. Non possiamo ferirlo finché ha la sua bottiglia, però... il nostro obiettivo è rompere la bottiglia a sto punto, no? Ok. Solo questo? Cioè, tutto il dungeon mi avete fatto bestemmiare in lungo e in largo e per darmi un boss del genere. Oh, perfetto. La bottiglia si è rotta. E niente male. Adesso lo possiamo... ah, lo possiamo ferire adesso. E lo sapevo. Tra l'altro non ci siamo fatti mai colpire. Mentre era in forma bottiglia, appunto. Adesso ti spammo e basta. Perfetto. Boss imbarazzante, ragazzi, eh? Diciamolo.
diciamolo. E adesso, forti dei nostri 5 cuori, andiamo qui per trovare... Cos'è? Una tromba? Qualcosa del genere? Il conch horn. Oddio. Il corno conchiglia? Interessante. Sarà un calvario finire tutti gli strumenti, ragazzi. Diciamocelo. La prateria ti aspetta. Ok. Quindi la prateria ci aspetta. Il che significa... Dai, facci passare. Ottimo. Che la prateria sta a est rispetto a noi. E noi dobbiamo andare proprio là. Nel frattempo... Secondo me però dobbiamo riconsegnare prima questo fantastico Bow Wow, perché altrimenti non saremmo di parola. Non saremmo di parola e ovviamente noi vogliamo essere di parola, perché siamo l'eroe, no, della situazione. Ah, apprezza veramente quello che abbiamo fatto per il suo Bow Wow, quindi ci regala un bacio come ricompensa. Vabbè. L'abbiamo riconsegnato. Oh, però fermi. Perché adesso che abbiamo questa cosa che ci permette di sollevare le rocce e i pot, possiamo fare backtracking. Ok, qui ancora no. Qui ancora non ci possiamo andare. Cioè, in quella cassa ci deve essere il sacro Graal, per quanto mi riguarda. Non ci può essere nient'altro, perché... Mio Dio. A parte abbiamo trovato... un segreto. Proviamo ad accenderlo. Forse è un braciere. Oh, cos'è? Ehi, ragazzino, mi hai svegliato da un pisolino. Niente male, grazie mille. Ma adesso mi vendicherò. Sei pronto? Sì. Ti farò portare più polvere magica. Sei pronto? Sì. Ok. Te lo meriti. Adesso prendi tutta questa immondizia che devi portare. Prenditene cura. Ci vediamo. Ok. Non è molto normale, come persona, come mostro ed entità, però va bene. Eccolo, l'abbiamo chiamato. Perché mi ricordavo questa qui, ragazzi. Per questo ho iniziato a dirvelo. Ok. Qui si arriva da quest'altra parte del bosco. E forse qui è tutto. Sapete? Forse qui è tutto. Allora, oh, qui possiamo saltare, perché non l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto cadere di sotto un nemico insieme a noi. Alla grande. Soldi, 20 rupie. E... No, lì dobbiamo spostare, come abbiamo visto appunto, il fantastico teschio. Ok. Per trovare altri soldi, 50 rupie. Ottimo. 294, ragazzi, siamo ricchi sfondati. Possiamo permetterci un monolocale a Milano. Andiamo a vedere nella cabina telefonica, perché voglio capire che cosa ci dice. Ring ring. Ehi, qui parla Ulrira, scusate. Hai incontrato tutti sull'isola? C'è un uomo che si chiama Richard e vive in Pothole Field, che è a sud-ovest del villaggio. Perché non gli fai visita? Ok, proviamo a farlo. Andiamo a trovare Richard. Vorrei cercare di andare avanti in maniera spedita, ragazzi, però fare il completismo mi porta via un bel po' di tempo su questo gioco. E non è che mi dispiace come cosa. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Qualcosa che non potevamo... A cui non potevamo accedere prima. Una conchiglia segreta. Ok. Bene, credo che... Prima o poi, credo dopo la chiusura di questa serie di live, farò una live extra. O un video in cui andremo a raccogliere tutte le conchiglie. Oh, qui le bombe servirebbero, ma non ne abbiamo. Ergo, nulla. Ok.
Qui apriamo e troviamo 50 rupie, niente male. E niente, cioè proprio respawnano le rocce nei punti in cui l'avevi proprio tolte, sradicate dal terreno e lanciate e distrutte, respawnano in quegli stessi punti. So ragazzi che c'è la mappa, però guardarla non mi aiuta. Cioè, non, veramente non mi aiuta. Cioè, non riesco ad orientarmi grazie a sta mappa, perché per quanto il gioco cerchi di suggerirmi dove io possa andare, vado lì e non capisco, cioè, come proseguire, quindi boh, utilità un po' dubbia dei suggerimenti del gioco, ma va bene. Se non è così, ragazzi, stiamo facendo il giardiniere gratis, però sentite, ci vuole 20 secondi, male che vada, ci ripristiniamo la vita. Ok. No. Niente, sono respawnate le erbe, come non detto. Allora, oh, era qui la prateria. Era qui la prairie. Sì. Ok, vero? Prairie di Ukuku, sì, esatto. Eh già. Quindi finalmente abbiamo trovato il modo per andare avanti. Siete felici, ragazzi? Oddio. Dicevo, siete felici, ragazzi? Io tantissimo. Ecco, se però riuscissi a non cadere di sotto sarebbe incredibile. Adesso vedremo quale sarà la limitazione, quale sarà il vantaggio che ci darà stare in quest'area. Oddio, ma che sono zombie? Pazzi. Impazziti completamente proprio. Cimitero, prateria di Ukuku. Ecco perché, perché siamo nel cimitero. E forse spostare le tombe, proprio come era su Link to the Past. Adesso dovrebbero essere usciti i video, quindi diciamo adesso lo sapete anche voi che spostare le tombe ci potrebbe portare a vantaggi. No, cioè toccare le tombe non ci dà nessun beneficio tranne far spawnare sti fantasmi maledetti. Ok. Oh, corvi, che per fortuna non so come quelli di Castlevania, sono meno cattivi e meno aggressivi. Oh, allora qui volendo si passa. E anche qui. E credo che questa, sì, credo che questa fosse una strada. Ehi ragazzone, sono Crazy Tracy e ho un piccolo segreto in vendita che ti potenzierà. Ok, dimmi sto segreto. 42 rupie per il mio piccolo segreto. Va bene, prenditi queste 42 rupie, tanto siamo ricchi. Ok. Ha una medicina segreta che ci ha applicato addosso. Ah, ok. Trattamento bonus. I tuoi cuori sono al completo, quindi credo che quando moriremo, non moriremo veramente, ma ci ripristinerà la vita questo balsamo incredibile. Un po' come se fosse la fata nella bottiglia di qualunque altro gioco di Zelda, ragazzi. Oh no, infatti. Ut, il pesce del vento, dorme a lungo e sogna nel suo uovo, al di sopra del suo uovo, quindi sta covando. Quando suonerai gli 8 strumenti della sirena davanti all'uovo, lui si sveglierà. Ecco, amico mio, questo è l'unico modo in cui tu te ne possa andare dall'isola. Ok, che musica. Eccolo l'uovo. C'è anche nel background, se vedete, il monte con l'uovo sopra. Non lo possiamo sollevare, ovviamente. Quindi qui è dove dobbiamo venire alla fine del gioco, effettivamente. E qui si potrebbe arrivare all'altro lato, ma vai a capire il modo sta all'altro lato. In compenso, 50 rupie. Ottimo. Attenzione, perché abbiamo un cuore solo, potremmo star esplorando i benefici di questo balsamo tra poco.
Che oggetto strano. Ci deve essere qualche modo di aggirare questo ostacolo. Oddio, questi sono nuovi. Questi non l'ho mai visto in vita mia. Questi nemici. C'è tra l'altro una caverna lì sotto. Che possiamo inserirci una chiave qui, eh. La chiave dell'angler, cioè del pescatore. Quindi il pescatore non è solo un minigioco, ragazzi. Dovremmo farlo prima o poi come attività. Credo che qui ci siamo lasciati indietro una bella strada. Maledetto. Credo che possiamo... Ok, credevo male, ragazzi. Credevo molto male. No, non possiamo nuotare. Volevo consultare la mappa per vedere se c'era qualche posto dove non eravamo stati, ma... Credo che... vabbè, sì. A parte alla nostra... sinistra è pieno di quadratini vuoti. Ma qui? È che amo fare le fotografie. Mi lascerai farti una foto? Sì. Ok, vai in fondo alla stanza e mettiti di fronte allo schermo. Vai. La chiamerò qui... Stand, cioè qui si trova un uomo coraggioso. Which is uomo. Cioè uomo, Link ci avrà 12 anni, 13 anni, quanto ci avrà? Qual è il tuo nome, giovane uomo? Link? Bene, ecco il tuo album, Link. Dagli un'occhiata prima che te ne vada. Mm-hmm. Ok, quindi dobbiamo riempire l'album. I viaggi di Link. Vuoi dargli un'occhiata? No print. Questo è interessante. Eccolo. Oh, carinissimo però. Sono delle fotografie vere. Quindi questa è un'altra cosa di completismo ancora. E sono 12. Oh, questo è un altro di quei posti. È un teletrasporto. Ok. Ecco perché non ci ha portato a niente. Perché ci teletrasporta. È tipo un cannone. La villa di Richard. Eccola. Eccola, ragazzi. Ha un botto di rane. Ovviamente. Allora. Saluti. Non lo diresti dal mio look. Ma una volta vivevo in un castello. Nel castello. I servitori andavano fuori di sé, sono andati comunque fuori di sé e sono stato costretto ad andarmene dalla mia villa. Quindi se vuoi la chiave alla prairie di Ukuku, potrei essere in grado di aiutarti. Facciamo un patto, no? Voglio che tu mi riporti la foglia d'oro che ho lasciato nel castello quando me ne sono andato. Ok. I'm impressed, cioè è sorpreso, non se l'aspettava. Ci sono 5 foglie in tutto. Ricordati di comprare una pala quando vai indietro, cioè sulla via del ritorno. Oh, qui c'è di nuovo il telefono. Che effettivamente c'è stato utile a qualcosa. Oddio. C'è stato utile a qualcosa, ma... Vedremo se lo sarà di nuovo in futuro. Stiamo esplorando una sezione di mappa che è veramente consistente, ragazzi. Niente male. Tra l'altro potete vedere come gli oggetti sono marchiati come livello 1. Che significa che possiamo evolverli. Oh! Una conchiglia. Lo sapevo che c'era qualcosa. Cioè era l'unica roccia che si poteva muovere. Oh, siamo dall'altro lato. Pazzesco. Ok. Ah, ok. Perfetto. Oh, lì, ma c'è una sirena in mezzo. È una tizia o una sirena? Potrebbe essere entrambi, ragazzi. Zelda ogni volta ci sorprende in direzioni inaspettate, in maniere diverse e disparate. Perfetto. Io sono lo spirito della magione. Ti stavo aspettando qualcuno che sconfiggesse l'oscurità. Trova tutti i segreti delle conchiglie e vai al varco per ricevere
La spada suprema. Questo ci calcola quante conchiglie abbiamo. Ok, quindi non ne abbiamo abbastanza, come non detto. Però, perlomeno abbiamo scoperto che qui possiamo effettivamente portare le nostre conchiglie per ottenere un potenziamento alla spada. Eccola. No, vabbè, voglio capire quanta percentuale di quella cosa c'ha una conchiglia sola. Vai, prova. Vediamo se ci riusciamo. Sì, vedete? Quindi non sono tantissime. Una conchiglia segreta abbiamo trovato. Ok. Beh, ci sta, dai. Chiquita! Kiki la scimmia, affamato! Ok. Quindi, io dovrò portare banane? Voi che dite? Oh, questo è il castello! Con anche una visuale abbastanza interessante. Ciao, Link. Sai, io amo fare le foto. E questo castello non sarebbe un'ottima foto. Vai, fai sta foto maledetta, sì. Ancora niente? Sono stanco di aspettare. Voglio quelle foglie d'oro consegnate presto. Un coraggio così merita una foto, non credi? Facciamo la foto con questo tizio. Ottimo. Allora, abbiamo, credo, esplorato tutto l'esplorabile. Quello che faremo ora sarà tornare al villaggio, perché comunque ho visto che questa persona comprava delle cose, tra cui la fantastica pala che comunque a noi serve. Quindi io direi che andare a comprare oggetti di questo genere ci potrebbe tornare molto più che utile. Tra l'altro, cioè, è stato anche detto che parlare di nuovo con gli abitanti del villaggio ci permette di ottenere delle banane. Ergo, dobbiamo tornare e farlo. Perché se ce l'ha detto il suggerimento, vuol dire che ci sarà utile in qualche maniera. Ok, negozio. Abbiamo 428 rupie. Oh, ci sono le bombe. E la pala. Ok, quindi prendiamo la pala. Pala deluxe, 200 rupie. Sembra costosa. Ok, compra. Solo 10? Per 10 bombe? Cioè una rupia a bomba? Wow. Impazzito proprio, eh? Cioè, che prezzi sono? Vabbè che non è che abbiamo trovato rupie, cioè punti, diciamo, in cui le bombe servono particolarmente, però... Ok, l'ha preso. Oddio, meno male. Appunto, l'unica cosa che non si muoveva sono riuscito a prendere. E vai. Una bambola di Yoshi. Ultimamente sembra che stia apparendo in molti giochi. Interessante. Sarebbe figo capire quanto fondo di verità c'è dietro questa cosa. Questo, ragazzi, l'ho accidentalmente visto, ok? Mi sono spoilerato questa conchiglia, ma tanto l'avrei comunque cercata successivamente. Oh, ok, altra foto. Quindi niente, semplicemente per fare le foto dobbiamo andare in giro negli angoli della mappa che sono un po' inusuali così. E vai. In teoria ci dovremmo essere amici con Bow Wow, però va bene. Sorridi. E vai. Simpaticissima sta cosa, ragazzi. Oh, era qui che volevo arrivare. Perché qui effettivamente, aiuto, possiamo piazzare una bella bomba qua. E lei, vediamo che c'è dentro, va. Niente? Ah, forse possiamo scavare. Vero? Proviamo. No. Neanche sott'acqua. Quindi qual è il significato di tutto ciò? Boh. Non saprei. Ragazzi, non saprei. Ci siamo.
per questa volta, ragazzi, che abbiamo avuto senza intoppi e senza problemi, grazie a Dio. Dai, dai, che è tutto. E alla prossima, ragazzi.